le spose. Un po' di olio alle erbe e l'origano. Voilà! Questo è il pan dolce genovese, ha un impasto un pochino più sodo. Abbiamo messo un lievito di da dolci classico 20. Deve riposare una mezz'oretta, ora ci accendiamo il forno e ci sono. Perfetto. Basti, qua sta girando la focaccia di Genova, la genovese. E ogni giorno la facciamo. Quindi questa poi ce la mettiamo qua. Lo teniamo qua sotto che adesso fa caldo, fa freddo. Questo impasto non ha lievito, quindi lo facciamo e dura 3-4 giorni tranquillamente. Più o meno a quest'ora, palline. Ok. Poi. Le prepariamo così, queste si scaldano un pochino. Voilà. Facciamo un po' di pasta. Va bene. Ok. Noi qua abbiamo fatto comunque pasta piemontese, quindi tanto tuorlo. Così. Voilà, e mi metto qua così. Non so se riesco due. Qua cerchiamo di fare tutto a mano. Cioè tutto noi, quasi tutto tranne il pesto. E voilà. E poi ce li tagliamo. Vogliamo, ecco, non fare i moderni, però divertirci anche un po' su altre preparazioni, rimanendo comunque, avendo un
filo conduttore con la Liguria, appunto, o usando il prodotto o usando la ricetta. Voilà. C'è acqua e olio. Dopo mangiato le inforniamo. Lasciamo qua e voilà. Così va bene. Voilà. No, non è fatto. Tanto ci accende tutto. Tutti i piatti li fa Crizia. Quasi tutti, tutte le stoviglie. Grespo incellanato, doppia cottura, smalti di tutti i colori. Sì, una classica se guarda Viola Mago Trofia, normale, la classica la faccio subito. Rossetti carciofi. Ok. Denis Simons. Arriva, è arrivata l'altra. Stracchino, crescenza.
Sì. Per non farla gonfiare. Ancora un minutino. Due fai di scongiurati in un parco, mezzo troppo a bimbo, una lista e sette, che si no, per la bilocardia, troppo e traffico. Sì? Sì. Poi se vuoi c'è la palestra del venti. Arrivato caccia. Sciacchi chiude 16 frittella. Sì. Seguirà della roba. Lo facciamo un po' mediterraneo con la genovese di baccalà, la genovese come fanno a Napoli. Allora, 27 grasse. Vedi un po' di sugo, qualche pezzo di pomodoro, carne. Quello di
18, vero Giorgio? Yeah, Peggy. Dove andare? Arriviamo. Due troppe, sì. Adesso ti arriva il cavolo all'olio. Capre fagioli? Sta arrivando capre fagioli proprio. Dei gnocchi, vero? Sì. Sì, sono finiti. Sì, sì, mi metto in cantiere con la... Franco, secondo te ce l'avrà due totali? No, 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 no. Faccio uscire prima 17, Simo. Così sì. Ok. Poi se lo cuociamo, Sì, sì. Andiamo. Ciao. Sì, Giorgio. 23. 23, sì. Questo qua che sto impiattando, Shaki, carne. Carne, quello ma... È dentro. Col pescato andiamo già. Allora, Shaki, porta questi due ravioli di carne. Poi qua ho le prime. Sono Giorgio, sono uno dei tre soci del ristorante Recina Focacce Cucina qua a Torino. Il ristorante ha un anno e mezzo di vita. È stata un po' un'avventura aprirlo con i miei tre soci, che sono Lorenzo e Matteo. Io sono originario di Recco, in Liguria, Matteo di Sanremo. Abbiamo rilevato Gaudenzio, che è un altro ristorante, il nostro primo ristorante, nel 2020. E ovviamente abbiamo fatto 2 mesi di attività per poi rimanere a casa in ferie costrette. E da lì allora, sai, stando a casa si inizia a creare, a muovere la testa, a pensare, a fare. E abbiamo deciso durante il delivery che abbiamo fatto appunto durante quel periodo di lockdown di offrire non una cosa che offriamo normalmente da Gaudenzio, che magari era un pochino complicata da trasportare eccetera, ma abbiamo deciso di tornare un po' alle origini, quindi quelle mie appunto di Matteo. Abbiamo avuto una bella risposta dei clienti ed è nata l'idea di aprire un qualcosina di specifico di Ligure, ed è nata Recina, dove proponiamo appunto una cucina strettamente ligure. E tutti i piatti tradizionali in maniera abbastanza formale, nel senso non vogliamo essere un ristorantone, ma possiamo definirci quasi una trattoria moderna. Ecco, una roba dove si mangia dei piatti semplici, fatti con materie prime buone, quelle che selezioniamo noi di qualità, siamo abbastanza intransigenti su quello. Facciamo quasi tutto noi, anche perché c'è un bell'asse tra il Piemonte e la Liguria, sono due regioni attaccate con tanti scambi anche negli anni di materie prime, tradizioni, cultura, oltre che abbiamo scoperto che a Torino ci sono tanti liguri trapiantati come siamo io e Matteo.
il nostro cavallo di battaglia è appunto la focaccia di Recina. Io ho imparato a farla tanti anni fa a Recco, appunto dove sono nato. È stata la mia prima esperienza lavorativa nel ristorante, a livello di cucina proprio. Nei ristoranti giù a Recco ogni ristorante fa la focaccia di Recco, la fanno espressa al momento, e quindi utilizzando farina Manitoba, l'impasto senza lievito, bello elastico, con ripieno di stracchino. Ed è lì appunto il nostro punto forte, quella che la facciamo come si fa giù, quindi espressa, e nelle tre versioni che servono anche giù, cioè versione classica, quindi solo i due strati di pasta con mezzo lo stracchino, col pesto fuori cottura in uscita, oppure pizzata, che è leggermente diversa, dove viene condita la teglia cruda con pomodoro, capperi, olive, acciughe e origano, e poi infornata tutta assieme. Numero 27, una classica, due alici, un rossetto, segue capra propria. E faccio la classica. Quali sono? Le ravine di carne, Giorgi. A parte le cremosi, vai. Questi sono super clienti. Sì. Appena di ricotter, mette il maio al limone. La panizza fritta, farina di ceci, le olive, i peli di muscoli e acciuga. Poi ci saranno le spose. Il tacco è fatto con un po' di farina di ceci, 4 minuti alla classica. Ma non è la cosa paia. La nostra idea, che ha avuto Simone un annetto fa, la risposta ligure al pane burro acciughe, quindi una mille foglie di patate, precinzea, che la ricotta ligure è un pelo più acida, acciughe ed erbette. Allora, qua abbiamo il taco di Brandacuyun, un taco che facciamo noi con farina di ceci. Brandacuyun è stoccafisso mantecato con patate, aglio e prezzemolo. Abbiamo messo un filo di una grattata di limone e una salsa al prezzemolo anche a completare il piatto. È una ricetta, quella del Brandacuyun, tipica dell'imperiese, quindi siamo Riviera Ligure di Ponente. Le foglie e il taco di Brandacuyun. Ho trovato una quadra che funzioni. Non penso che possa andare in giro. Ancora non si può focare. Fai un schermo di brulè, per favore. Voilà, andiamo a impiaccare. Sono capre abbastanza grosse che cuociono tanto. Mettiamo una parte di fagioli subito con la capra che cuoce tanto che si sciolgono e fanno da fondo, da cremina, e poi aggiungiamo una parte invece che adesso che la riprendiamo.
quindi c'è sia il gusto di base che poi il fagiolo ha la sua essenza. Questa è una ricetta dell'entroterra, ovviamente sembra quasi una ricetta abruzzese, ma non lo è. Le erbe e l'origano. Voilà. Ok, quindi vi aspettiamo a tutti ragazzi nel nostro angolo di Liguria, creato qua a Torino, dove manca solo il mare, si può dire, dai. C'è tutto poi. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao. Bye. Scus, scus!